volta a Matera, affascinato da questa città. Magari un po'. È una città straordinaria, non affascinato, molto di più, molto di più. Essere qua in questo momento è comunque splendido, sono felice di esserci venuto. Ma l'anno prossimo, Matera 2019, magari la nazionale potrebbe fare tappa qui? Perché no? Il prossimo anno è un anno importante per Matera, quindi perché no? Che cosa ti aspetti dal 2019, anche perché lì cominceranno anche le partite che contro, anche prima? Beh, le partite inizieranno nel 2018, quindi mi aspetto che la squadra comunque migliori in fretta, mi aspetto che già dalle prime partite, che saranno due partite difficili, comunque la squadra faccia un buon calcio, che vinca e che ritorni a essere una nazionale importante, credo perché lo merita per tutto quello che ha fatto nella sua storia. Il messaggio è semplice, riuscire veramente a ridare agli italiani la voglia di seguire la nazionale, però mi sembra che insomma, il fatto di soffrire in questo momento per non essere andati ai mondiali ha di nuovo fatto amare la nazionale, questo è importante. Balotelli capitano. Chi lo sa. Ma se l'aspettava di diventare ambasciatrice di Matera 2019? No, assolutamente no, mi hanno fatto una sorpresa, ma penso che si sia anche visto che, non, che è stata una sorpresa e devo dire che è un onore. È un onore per me assolutamente avere questo ruolo. Poi mi associo a tutti gli altri, Matera è veramente bellissima e quindi insomma per me è un grande onore. E anche perché farà l'ambasciatrice nel 2019 e porterà anche un po' di Matera in Francia. Assolutamente sì, per noi il 2019 è un anno fantastico, un anno bellissimo, poi unire l'aspetto culturale con l'aspetto sportivo e quindi Matera capitale della cultura, andare a fare i mondiali nel 2019 penso che sia perfetto, porteremo sicuramente un po' di Matera e come cercheremo di portare tutte le cose belle dell'Italia. Una rivincita delle donne, no? Le donne al mondiale, gli uomini no, è una rivincita. No, io non è una rivincita, è un grande orgoglio per noi essere riuscita a raggiungere questo obiettivo, ma non ottieni questi obiettivi se li poni in termini di rivincita, assolutamente no. Che cosa dirà di questa città quando spenderà il suo ruolo di ambasciatrice in giro per il mondo? Beh, innanzitutto sono qui da 2 ore e dirò che è una città bellissima e che ha quello che ha trasmesso me in 2 ore, poi insomma una energia particolare. Tra l'altro nel suo nome porta qualcosa di femminile, Matera, Mater. È vero, non ci avevo pensato e poi so che qui c'è questa festa importante, la Madonna, la figura della credo della donna nei vari ruoli, Mater, Madonna, insomma una figura importante che avrà credo in futuro una grossa rilevanza nel mondo sociale e nel mondo anche del calcio. Grazie.